Ciao a tutte! Allora, come potete vedere è un orario diverso da quello in cui di solito giro i video. È mattina, anche abbastanza presto, sono le 8:40 e volevo parlarvi di qualche piccolo acquisto che ho fatto questi giorni e oltre a condividere quello che ne penso io, volevo anche sapere quello che ne pensate voi. Allora, la prima cosa è queste salviettine qui della Licia. Salviettine struccanti idratanti, tonificano e rinfrescano con aloe vera e provitamina B5. Allora, io avevo comprato il pacchettino piccolo, che infatti, se vedete, sta lì nel cesto, qua, e mi ci sono trovate effettivamente bene, molto meglio che con quelle della Fria, devo dire, che invece poi dopo un po' hanno iniziato a pizzicarmi agli occhi. Queste sono veramente delicatissime. E mi ci sono trovata proprio bene 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 bene, per cui ho comprato il pacco grosso. E appunto volevo parlarvi di prodotti con cui ci si strucca velocemente, nel senso che io di solito comunque faccio un procedimento molto più lungo con l'olio e tutto quanto, però ovviamente quando mi sposto, sono in viaggio eccetera eccetera, non mi posso mettere a fare tutta sta cosa. E ho trovato appunto queste salviettine ottime e questo struccante della Garnier, che è uno struccante bifase sia per il viso che per gli occhi. Strucca molto bene, è delicato, non mi pizzica. Sicuramente avrà dei contenuti che non sono totalmente innocui, insomma, come tutti i prodotti da supermercato, insomma, la maggior parte almeno. Però devo dire che rispetto a tanti altri che ho provato, questo è almeno è efficace e delicato effettivamente. Poi un'altra cosa è questa crema qui, che ho comprato perché ho trovato in offerta a un prezzo bassissimo, non mi ricordo quanto. È la crema super idratante prevenzione rughe alla vitamina C dermoattiva ed è della Venus. Siccome ne avevo letto qualche recensione positiva sull'angolo di Lola, e poi però, cioè, scorrendo comunque nel forum, mano a mano diciamo che queste considerazioni positive andavano ad attutirsi e insomma un po' di persone se ne erano lamentate alla fine. Io non l'ho ancora provata e ero curiosa, anche perché costava poco e comunque un prodotto con dentro parecchia vitamina C, e volevo sapere se qualcuna di voi l'ha provata, che cosa ne pensa, come si è trovata, eccetera. Poi vi volevo far vedere una cosa con cui mi sono trovata strabene e purtroppo avevo solo i campioncini, ma sicuramente andrò a comperarlo. Ed è questo qui, le gocce degli angeli dell'erboristeria Magentina, distende e rilassa la pelle del viso, indicato anche per i bambini. Ed è praticamente un mix di oli vari, c'è olio di soia, carota, tè verde, rosa moschetta. Zia mais, penso sia mais, olio di mais, arancio dolce, arancia amara, melissa, limone, insomma ci sono un sacco di estratti. E dice: in queste gocce preziose è racchiusa la purezza degli angeli, come sono poetici. Alcune gocce massaggiate ogni giorno sul viso distendono e rilassano la pelle e ridonano l'espressione serena e luminosa dell'infanzia. Meglio di così. Arricchiscono l'olio degli angeli per un massaggio che dona armonia e benessere a tutto il corpo. Per cui va bene sia per il viso che per il corpo. Io l'ho provato sul viso e devo dire che effettivamente è stupendo. Cioè, mi piace tantissimo la sensazione che lascia sulla pelle, perché non è più di tanto, pur essendo un olio, non lo so, non lo sento particolarmente pesante. Sento che proprio mi fa bene. Cioè, comunque ne avevo 6 campioncini, 3 già l'ho finiti e lo sto usando da un po' di giorni e devo dire che è veramente un prodotto ottimo. Non ho assolutamente idea di quanto costi, però idem come sopra, se qualcuno di voi l'ha provato, ci si è trovato bene o okay, mi scriva qua sotto un commento per condividere la propria esperienza. E della stessa linea, diciamo, mi hanno dato anche questi campioncini. Questo è sempre l'olio degli angeli, però proprio per massaggio per il corpo. E poi mi hanno dato l'olio degli Esseni, dona forza e sollievo. E questo è da usare giornalmente nei periodi di freddo e umido, è il migliore amico delle giunture, insomma, diciamo che è un olio resinoso, balsamico, ottimo come olio da massaggio pre e dopo sport.
Anche per i traumi comunque è indicato. E poi questo qui che invece è l'olio degli elfi, esalta la personalità. Le tue mani sono una fonte di felicità, hanno in sé una grande capacità, con un solo tocco portano serenità. In rima anche questa cosa. E niente, anche questo qui mi incuriosiva, non l'ho ancora provato, però sono molto curiosa. Dice che agisce sul terzo chakra. Poi vi volevo far vedere questi due smalti invece. Questo è Carlo di Roma, io non l'avevo mai vista questa marca qui, l'ho trovata in una piccola profumeria qua alla Dispoli e siccome mi piaceva questo colore ho detto proviamo ed è un colore un po' strano perché è un marroncino nocciola perlato. Ora al più presto lo proverò e vi farò sapere com'è a livello di tenuta, brillantezza eccetera. Il colore è veramente molto molto carino. Poi invece ho comprato della linea della Fingers, credo si dica, che è una linea professionale tedesca per le unghie, questa lacca ceramica la chiamano, che è uno smalto bianco molto, scusate, trasparente, molto elastico, che serve sia per isolare praticamente tutte le decorazioni. Mi sto strozzando. Tutte le decorazioni che si fanno sull'unghia, come gli adesivini, gli sbaroschini, queste cose qui. E serve anche come protettore dello smalto. E finora, ecco, non l'ho usato ancora tantissimo, però mi ci sono trovata abbastanza bene. Poi, ultima cosa, questo profumo. Che, allora, questo profumo l'ho acquistato all'incirca un anno fa. Ero in aeroporto a Parigi e volevo assolutamente comprare una cosa dell'Occitane perché non avevo avuto tempo fino, insomma, non mi era capitato di poterla acquistare fino a quel momento. Per cui prima di partire, 10 minuti prima, ho deciso di acquistare un profumo. E andando di corsa perché mi partiva l'aereo, ho preso quello che mi aveva attratto di più così a primo acchito ed è questo qua: miele e limone. Arrivata a casa mi sono resa conto comunque che era proprio, cioè che è molto molto dolce, cioè il limone non si sente quasi per niente, sembra miele e vaniglia praticamente. Però, perché ve lo cito? Perché ultimamente invece in questi giorni l'ho riprovata, a parte c'è una confezione, cioè è meravigliosa, è un alveare praticamente, e in questi giorni invece l'ho provato, non lo so perché, evidentemente comunque i gusti sui profumi, almeno per quanto mi riguarda, cambiano in continuazione. E in questi giorni mi piace, lo sto usando e ve lo volevo far vedere. Miel e citron. Poi, ultima cosa, che non c'entra niente con la bellezza, ma c'entra con quello che faccio io. Oggi ho trovato in edicola questo splendido mini cavallettino, guardate quanto è carino. Per la modica cifra di 5,90 euro, eppure di un legno abbastanza, devo dire, cioè è fatto bene, abbastanza solido, insomma, molto simile a quello che ho in grande. E mi serviva perché per dipingere piccoli quadretti, ecco, sta comodamente sulla scrivania. E niente, va bene. Io e il mio poggia polso da mouse vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!